Mentre mi recavo quella domenica ad Ivrea e guardavo dal treno il paesaggio del Canavese, pensavo intanto alle difficoltà che avrei incontrato. La personalità di Adriano Olivetti è così complessa, mi dicevo, che non sarà facile nel corso di una giornata coglierne tutti gli aspetti. Industriale, uomo di cultura, scrittore, politico, ideologo e soprattutto suscitatore di un'infinità di iniziative ardite e intelligenti. Che cosa non ha fatto nella sua vita Adriano Olivetti? È vero, ingegnere, che a lei capita di venire qui in fabbrica più spesso di domenica che non nei giorni feriali, quando c'è operai e tecnici al lavoro? È vero, Garrone. La ragione si richiama a certe esperienze molto, molto vecchie. Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14. E ho faticato molto a lavorare nella fabbrica. Ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva, non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. E lo guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale? Ma è più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito. In questo senso lei preferisce vederla tutta ferma la macchina, no? Eh no, quando la fabbrica è ferma i problemi della tecnica, le macchine spariscono e il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro, e quello è il problema che mi prende quando sono nella fabbrica chiusa, nella fabbrica ferma. E questo è importante, ma non si potrebbe mettere un po' in movimento anche per nostre esigenze televisive? No, ha ragione, vedi, ci sono questi trasportatori che con un semplice bottone io le farò mettere in moto. Ecco. Vedrà che questo sistema di trasportatori che portano le parti agli operai che lavorano si mette in moto, e forse per le vostre esigenze. Bentrovati a tutti, nuovamente un saluto. Come vedete il nostro studio si è ripopolato e saluto prima di tutto i nostri ospiti, la professoressa Melina De Caro, che insegna diritto pubblico comparato alla LUIS ed è segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti. Poi il dottor Beniamino De Liguori Carino, che è del centro studi della Fondazione Adriano Olivetti. Saluto come di consueto i ragazzi e saluto te, Gabriella. Ciao Francesco. Ormai siamo in un momento già avanzato del nostro percorso. È un percorso consolidato. Quando l'Italia? E incontriamo oggi una personalità di eccezione. Abbiamo visto che alla stazione di Ivrea, nelle linee secondarie, siamo nel 1960, c'erano ancora le locomotive a vapore. Adriano Olivetti, nato classe 1901, è una personalità straordinaria, è un capo azienda, ma è anche un uomo di visione, che dialoga con la modernità in tanti settori. E senza ulteriore indugio vorrei chiedere alla professoressa Melina De Caro una definizione sintetica di questa grande personalità. La definirei una persona di buona volontà, con un progetto di vita, un progetto in cui l'armonia ha prevalso. E lei ha introdotto con capo azienda, ma un imprenditore con un sogno, quello che l'impresa non abbia solo come scopo il profitto, ma rappresenti il momento di relazione, di costruzione comune e di sviluppo. Ecco, credo che questo sia poi veramente uno dei grandi temi del nostro itinerario dell'Italia dalla ricostruzione al miracolo, proprio questi molteplici fili che in alcune personalità così significative poi vengono a sintesi in qualche modo, professoressa. Arrivando qui nello studio mi ha colpito una bella immagine in un corridoio che riporta parole del Cardinal Bagnasco di un paio d'anni fa. Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E mi ha colpito perché sono parole del 2009.
esserci con simpatia e competenza e con larga capacità di dialogo e di sensata interlocuzione rispetto alle più diverse situazioni di vita. Ecco, questo esserci con simpatia, nel senso etimologico, certo, proprio del sentire insieme, del vivere insieme la vita, in un luogo di lavoro, nella costruzione di una comunità, in una città che aiuti a sviluppare la comunità, questo è stato Adriano Olivetti. E questo rimane con una contemporaneità straordinaria che il presidente della CEI nel 2009, senza pensare forse ad Adriano Olivetti, sottolineava, richiede a tutti noi. E allora cerchiamo di andare in profondità nel personaggio e ci affidiamo all'ultima intervista di Adriano Olivetti. Classe 1901, abbiamo detto che poi prematuramente scompare nel 1960. Quando Camillo Olivetti iniziò la sua attività, la prima fabbrica accoglieva 20 operai. Allora Adriano aveva appena 7 anni. Sfogliare oggi queste vecchie fotografie di un'età pionieristica ormai definitivamente tramontata dà un certo sgomento. La lotta era difficile. Nel 1911 nascerà la prima macchina da scrivere italiana, ma i costi erano ancora alti e la concorrenza americana formidabile. L'ingegner Camillo non si scoraggiò, come ebbe a dire il figlio Adriano. Triplicò i suoi sforzi nel campo commerciale, cercò altri soci. Quando Adriano Olivetti parla così, si capisce che non è soltanto un ideologo e un sognatore, ma un uomo concretissimo e con vedute realistiche, da autentico businessman. Ma non è delle fabbriche che vogliamo parlare. Il contributo di Adriano Olivetti in questo senso è stato fortissimo e determinante. Ma ci sembra ancora più importante, per capire la personalità di Olivetti, sottolineare i suoi sforzi per far sì che il prodotto industriale, nato come qualcosa di semplicemente utile, diventasse anche qualcosa di bello. Bellezza e utilità non sono sempre andate d'accordo, ma questo è appunto lo sforzo della civiltà industriale più illuminata: far sì che bello e utile vadano finalmente d'accordo. Queste macchine complicate che escono dalla fabbrica entreranno nelle nostre case e dovranno portare anche una nota di bellezza. Anche in questo campo, Adriano Olivetti può vantare in Italia un suo primato. Il tema della bellezza, sia nel campo dell'industria, sia in quello dell'architettura, dell'urbanistica, è sempre stato al centro delle sue preoccupazioni. La bellezza, mi ha detto, è un momento essenziale dello spirito. Senza la bellezza, l'esperienza della bellezza, un uomo non sarebbe completo. Ora, anche una macchina da scrivere può essere bella. Questa, per esempio, è stata inclusa da un istituto tecnologico americano tra i 100 prodotti industriali esteticamente più validi. Ed ecco che nella progettazione dello stupendo nido per i figli dei dipendenti, questa preoccupazione estetica è ancora presente. Non basta accogliere i bambini, bisogna educarli alla bellezza, farli vivere in ambienti belli, fargli esprimere liberamente, nei giochi, nei disegni, in modo che la loro personalità si formi compiutamente. Il tema della personalità è un tema sempre ricorrente in Adriano Olivetti. Gabriella, abbiamo visto la personalità e le molteplici applicazioni e le radici di Adriano Olivetti. Sì, i nostri più giovani ospiti sono tutti studenti, ormai lo sapete, e una personalità come quella di Olivetti, la professoressa De Caro ce l'ha descritto come un uomo con un sogno, anzi più sogni, non può che affascinare i ragazzi che meglio di noi ricordano che i sogni si possono ancora realizzare. Dottor De Liquori, quali furono le sue radici e come queste radici influirono nella sua vita e nella sua capacità imprenditoriale di fare impresa? Ma anzitutto Adriano Olivetti era figlio di Camillo Olivetti, al quale si deve la nascita della fabbrica di macchine da scrivere che poi Adriano, come dire, insieme con i suoi fratelli erediterà
e prenderà così in mano a partire dagli anni 30. Quindi Camillo Olivetti è una figura fondamentale per capire anche poi la formazione di Adriano e anche dei suoi fratelli, che nella gestione della fabbrica, seppur non in una posizione diciamo dirigenziale come Adriano, hanno però avuto un ruolo spesso di condivisione dei principi fondamentali che arrivavano appunto da questo padre, che era una personalità sicuramente eccentrica, come è stato descritto, e anche molto divertente, anche lui con dei profili di eccentricità appunto rispetto ai suoi contemporanei, soprattutto a Ivrea, che era una città con una solida borghesia, quindi anche con delle altre piccole fabbriche, ma che ha sempre dall'inizio visto un po' con sospetto questa avventura che Camillo iniziò nel 1908 con la fabbrica. Professoressa De Caro, volevo chiederle, certamente Olivetti incarna lo spirito della sua epoca, ma per me forse lo travalica questo spirito. Allora, avere una visione, essere più avanti, a volte è un vantaggio, altre volte è un limite. Era molto più avanti nel suo tempo. Un limite per gli altri, non un limite per se stesso o per quel progetto di vita che si vuole realizzare. E io auguro alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi qui con noi di sentire molto il progetto e non il limite. Il limite è delle personalità piccole. Adriano è veramente tanto presente ad Ivrea, ma nel mondo, nel MoMA, nel Museo di Arte Moderna di New York, la Valentina è lì tra le cose straordinarie del nostro tempo. Sono stata in Marocco in un mercatino sperduto nel deserto. In questo mercato c'era una macchina Olivetti. Dovunque. Credo che sia molto importante sottolineare come si tratta di una storia che abbraccia tutto il XX secolo, che ha le sue radici proprio nel primo momento di espansione dell'Italia, i primi 10 anni del 1900, quando l'Italia cresceva e poi ritorna a crescere tumultuosamente proprio negli anni di Adriano Olivetti, dalla ricostruzione al miracolo italiano. E adesso vi vorrei proporre un filmato molto particolare. Non diciamo nulla e guardiamo questo contributo che proviene da un regista molto importante, Jean-Michel Folon. Thank you.
è un filmato pregevole, ma anche certamente piuttosto difficile. È un viaggio nell'uso della tecnologia e nella liberazione attraverso il retto, il buon uso della tecnologia. Ma vorrei ridare immediatamente la parola a Beniamino De Liguori. Sì. Guardando il filmato adesso mentre scorreva, no, mi veniva in mente che sono rappresentati proprio al meglio all'interno di questo lavoro di Folon un po' il tema fondamentale che ha attraversato tutta la storia della Olivetti e non solo quella di Adriano, cioè che apparteneva anche alle preoccupazioni già di Camillo, cioè come sostanzialmente mettere insieme, conciliare l'uomo e la macchina. Ora, in Adriano Olivetti questa cosa si è espressa nelle forme che poi probabilmente verranno raccontate qui. Nel padre Camillo, che era sicuramente un uomo dell'Ottocento, era un ingegnere anche lui, era stato assistente di Galileo Ferraris, quindi con una mentalità, come dire, molto poco speculativa apparentemente. La preoccupazione delle persone, per esempio anche delle condizioni di vita degli operai, già nei primissimi anni della Olivetti erano al centro, come dire, anche dei ragionamenti di tipo strutturale sulla fabbrica che Camillo faceva. E poi anche un po' per chiudere la domanda che è stata fatta a proposito delle radici biografiche, sicuramente questo aspetto era poi consolidato dalla matrice religiosa della madre di Adriano, la moglie di Camillo Olivetti, che era di religione valdese. Così anche l'educazione dei figli fu piuttosto particolare, per cui loro non andarono a scuola per un lunghissimo periodo, ma perché secondo le idee di Camillo dovevano giocare e poi fare... insomma, seguirono il percorso formativo in modo stringendolo all'interno di soli 3 anni. Ma la cosa più interessante è che in questa, che credo possa dare veramente poi la misura del tipo di formazione anche dal punto di vista di, spirituale che Adriano ha avuto, Camillo quando aprì la fabbrica Ivrea comprò su una collina appena sopra la fabbrica un convento, un ex convento, che oggi è tra l'altro al centro di tutto, come dire, tutti gli impianti Olivetti. Il mondo Olivetti di Ivrea, esatto. su cui poi torneremo praticamente. In modo insomma piuttosto evocativo, ecco, di come anche la matrice spirituale deve essere all'interno, no, di un, come dire, deve comandare rispetto alla macchina. Ecco, credo che sia molto interessante questo incontro anche di sensibilità religiose. Adriano Olivetti sceglie il cattolicesimo nel 1949, ma la storia della sua famiglia si gioca proprio tra le radici ebraiche, tra la fede valdese, tra la realtà cattolica. Questo è molto importante per situare il personaggio in Ivrea e in quel Piemonte, ma anche per situarlo nella complessa storia italiana. Vorrei chiedere alla professoressa Melina De Caro soltanto una battuta, perché poi ritorniamo sulla fabbrica, ritorniamo in fabbrica, su questo tema dell'innovazione. Abbiamo visto un filmato difficile, ma certamente anche molto innovativo, commissionato proprio da una persona che si poneva avanti. L'innovazione è parola molto usata in questi tempi. In realtà, presa da sola, l'innovazione è molto ambigua come parola. L'esperienza di Adriano Olivetti non è solo di guardare avanti, ma di aver realizzato una innovazione che fosse anche produttrice di coesione sociale. Cioè, si è detto che, e ne parleremo, Adriano ha anticipato il welfare all'interno della fabbrica, quelle immagini bellissime dei bambini nell'asilo nido. Ma insomma, l'Europa chiede per la competitività innovazione, coesione sociale, istruzione, asili nido.
sono i motori poi dello sviluppo di una società coesa. Ma adesso abbiamo ancora un filmato sempre proveniente da questo viaggio intervista del 1960. Per molti anni questo problema di conciliare l'uomo e la macchina così mi ha affaticato, e quando ho cominciato a lavorare seriamente nell'organizzazione ho cercato quali erano i mezzi per adattare l'uomo e la macchina a questo ambiente, e mi sono persuaso che non esiste una ricetta, che non esiste un ordine solo... No, grazie. Permette? Volentieri. È troppo chiaro, vero, che è un problema di estrema complessità, e dovremmo così cercare di capire la questione fondamentale, è quello del rapporto dell'uomo dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica. Dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica, Gabriella. Sì, mi è piaciuto molto questo riferimento che faceva la professoressa De Caro alla coesione sociale. Professoressa De Caro, ci fa rivivere un po', oltre quello che abbiamo visto e vedremo, parlavamo degli asili nido nei filmati, la fabbrica tipo Olivetti, e in che senso la persona si colloca al centro? Perché la fabbrica non è una alienazione, un uscire da sé, ma la fabbrica è un impegno per avere un risultato, migliorare il risultato. E nella fabbrica quello che era agricoltore ed è diventato operaio metalmeccanico ha accanto a sé chi pensa con lui, oggi diremmo il quadro, il dirigente, che insieme fa squadra per migliorare. E nella fabbrica c'è la biblioteca, e la mensa ha a un certo punto il quadro di Guttuso, e poi ci sono le conferenze, e poi c'è la musica, e poi c'è il mondo che entra nella fabbrica. Ecco, forse la c'è bellezza entra di prepotenza nel lavoro. Sì, sì, sì. C'è Roberta che voleva chiedere a Francesco qualcosa. Io le volevo chiedere, come mai gli stanno così a cuore gli operai? Beniamino. Adriano Olivetti, anzi per Adriano Olivetti, e questo si sta man mano anche che la possibilità di studiare quella vicenda e che si sta necessariamente allontanando e quindi si riesce a vedere meglio, la proprietà non considerava la fabbrica come una proprietà privata, di cui ovviamente in quel momento invece esisteva ancora la configurazione privata. La fabbrica doveva essere uno strumento di elevazione di tutto il territorio all'interno della quale la fabbrica si operava, e anzi in qualche modo è probabile, sicuramente poi rispetto alle cose magari vedremo alla fine di questo percorso, che per Adriano Olivetti la stessa proprietà privata della fabbrica ha costituito un limite alla sua azione riformatrice, in cui appunto il luogo di produzione e questa comunità che lui aveva organizzato viveva intorno alla fabbrica, perché tutti condividevano e partecipavano ai fini di quella fabbrica, che non erano dei fini privati nei profitti, ma servivano, come dire, ad arricchire il territorio circostante. E adesso dei filmati talmente preziosi che è bene che da casa e tutti noi li vediamo per proseguire questo nostro ragionamento. La fabbrica dentro, ma anche la fabbrica fuori. Queste sono le fabbriche Olivetti. Molto bello da qui. Vogliamo uscire? Sul grande viale prospettano gli edifici delle fabbriche, da quella modernissima di 3 anni fa a quella del 1949, del 41, del 34, del 1926, anno in cui Adriano Olivetti inizia la collaborazione con il padre nella direzione dell'azienda. Da allora Adriano si circonda dei migliori architetti ed è il primo ad introdurre coraggiosamente in Italia la nuova edilizia industriale, più moderna, più fresca, più allegra, più bella. Abbiamo visto la fabbrica dentro, ma abbiamo visto anche la fabbrica fuori. Uno degli elementi fondamentali di questo percorso, di questa personalità, ma anche di questa Italia, è l'architettura. Come sono queste fabbriche Olivetti? Sono anzitutto, ed è il dato credo più interessante, anche più caratteristico poi di Ivrea e poi degli altri stabilimenti aperti man mano nelle vicinanze di Ivrea e poi nel resto del mondo, sono fabbriche senza recinti, cioè sono fabbriche assolutamente integrate nel territorio all'interno del quale operano,
e così anche tutti i servizi sociali che la fabbrica mette a disposizione sono aperti al territorio. Torniamo nella fabbrica Olivetti. Al montaggio è la sintesi e il coronamento del lavoro delle officine e delle macchine automatiche. Qui si completa il ciclo di una produzione che ha raggiunto il ritmo giornaliero di 1400 macchine di tipo diverso per tutte le occorrenze della moderna attività commerciale, economica e industriale. Montaggio delle macchine per scrivere e delle calcolatrici. Scorrendo sui rulli dei trasportatori, le macchine finite subiscono il rodaggio. Alcuni controlli sono automatici, in altri occorre l'intervento dell'uomo. Intervento più assiduo e intenso è necessario in precedenti fasi di montaggio. Esso si attua per mezzo di una serie minuziosa di saldature, di incastri e di controlli. Precisione del macchinario, precisione delle mani operaie. Secondo un ritmo esattamente previsto, i minuscoli pezzi trovano il proprio insostituibile posto nel corpo della macchina. La fatica è alleviata in vario modo, soprattutto con un tipo di rapporto umano e di disciplina che esclude l'assillo e consente la libertà di un gesto, la distensione di alcuni momenti. Questo lavoro, apparentemente leggero, in realtà è logorante a causa della sua monotonia, della costante attenzione, della precisione che richiede. Esso rende necessario un correttivo e un sollievo d'ordine morale che accompagni anche fuori del luogo di lavoro gli operai e le operaie. Una vigile previdenza, una ricchezza di servizi sociali, istituzioni e premure che rendono, per esempio, alle madri meno penoso il distacco dai figli. Teniamo questo ritmo incalzante del lavoro in fabbrica, un lavoro comunque a misura d'uomo, e vediamo questo altro contributo filmato, sempre tratto da un bel film del 1957 di Michele Gandin. Siamo nelle aule del Centro Formazione Meccanici, una scuola nella fabbrica che accoglie ragazzi dai 14 ai 18 anni. Insieme con un serio programma di studi secondari, seguono esercitazioni pratiche nell'apposita officina. Usciranno operai provetti, tecnici preparati. I più dotati proseguiranno gli studi all'istituto tecnico. Alcuni raggiungeranno il traguardo di una laurea in ingegneria. È l'ora del riposo, della siesta, degli incontri, degli svaghi. È l'ora della lettura, dei giochi e degli esercizi sportivi prediletti. Il riposo diventa attiva distensione del corpo e della mente. C'è chi si rivolge ai libri scegliendo liberamente in una biblioteca ricca di 30.000 volumi. Altri partecipano a corsi, a gruppi di studio. Soddisfano mediante i più moderni ed efficaci mezzi di documentazione l'interesse sociale e la curiosità della mente. Altri si abbandonano all'allegria salutare suscitata dall'estro di un grande attore. Anno 1957, oggi lo chiamiamo welfare aziendale, un'azienda organica, organizzata, ben connessa tra i tempi del lavoro, i tempi del riposo, i tempi della vita. Quali sono queste caratteristiche che emergono dalla
progetto di Olivetti, professoressa De Caro? Caratteristiche che allora anticipavano e che oggi devono imporsi, perché quando si dice lo Stato sociale non è più sostenibile, ma il modello europeo, e io rivendico l'originalità e l'importanza per il mondo del modello europeo sociale, è proprio questo, integrare privato e pubblico in un'assistenza che è al tempo stesso formazione, attenzione al bisogno e comunità. E finisce credo appunto per valorizzare le persone e anche per produrre meglio e produrre di più. Abbiamo adesso un altro contributo filmato. Qui è divisa questa biblioteca in tre sezioni, c'è una sezione culturale, una sezione scientifica e sociale e una sezione ricreativa. Tutte le tre sezioni comprendono oltre 50.000 volumi ormai. Quindi è una cosa notevole, ma è una biblioteca viva veramente? Cioè insomma vengono qui a leggere gli operai? Vengono moltissimo, come le spiegherò. Prima di tutto questa biblioteca non è mica solo una collezione di libri. Fa parte di un organismo più complesso che è un centro culturale, vero, con un insieme vero, di corsi, così di corsi per giovani, corsi per adulti, corsi complementari, mostre, conferenze. Si tratta in sostanza di educare i giovani alla comprensione dei valori della cultura. Quindi i risultati sono stati nettamente positivi? Noi abbiamo così in 15 anni di lavoro, abbiamo incominciato con dei libri anche modesti. La biblioteca è dunque molto di più che una biblioteca aziendale. Infatti è aperta a tutti, è una vera e propria biblioteca pubblica. Agli inizi le pretese erano modeste, si trattava di diffondere il gusto della lettura e perciò si cominciò dai libri e i giornali più popolari. Oggi trovi tutte le opere migliori, i classici, i saggi più recenti, più significativi. Tutte opere scelte benissimo e senza nessuna discriminazione ideologica e politica. È una vera e propria biblioteca, non uno strumento di asservimento aziendale. Questo è esattamente l'ultimo. Città dell'uomo. Sì. Questo no, è un complemento, vero? Anzi, forse anche spiega meglio, in modo forse più semplice, le cose fondamentali dell'ordine politico che ho scritto durante l'inverno del 44-45, quel difficile inverno in cui io mi trovavo in Svizzera, in Engadina. Come mai si trovava in Svizzera? Allora? Quel tragico inverno fu per me un'oasi di tranquillità. Mi trovavo lì perché qualche mese prima, vero, ero stato costretto a scappare dall'Italia in seguito all'arresto che... Ah, lei è stato arrestato nel 1943? Quando? Nel 43? Esattamente, nel 43, e uscì dal carcere di Roma, da Regina Coeli, la sera prima che i tedeschi occupassero il carcere stesso. Quindi diciamo che questo libro, oltre ad essere importante ideologicamente, è importante anche da un punto di vista biografico, no? Perché le ricorda un periodo particolarmente significativo. Direi di sì, naturalmente penso che la mano della Provvidenza abbia certamente avuto la sua parte, non credo che avrei mai trovato in tutta la mia vita un anno di tranquillità in montagna per scrivere un libro e riordinare dei pensieri che avevo così preparato negli anni precedenti. E questa, ingegnere, è la sezione riviste naturalmente? Questa no, questa è una parte della sezione di riviste, questa si trovano qui raccolte le riviste di sociologia, in generale di umanistica, di dottrine politiche, di storia. Le riviste tecniche e scientifiche, mi ha detto Adriano Olivetti, sono ben 400, ma ancora più importante il numero delle riviste culturali, più di 350 titoli. Insomma, tutte le riviste italiane e straniere più importanti. Quasi 800 titoli di riviste costituiscono un patrimonio imponente, un formidabile strumento culturale. Questa è proprio una rivelazione che lascia perplessi in questa Italia in cui si scrive tanto e si legge così poco. Annotiamoci il titolo di questo libro, La città dell'uomo. Poi vedremo il progetto politico
ma rimaniamo sulla persona. Ormai questi filmati ci hanno presentato anche il suo modo di interloquire, i suoi occhi, i suoi gesti, le sue parole. Gabriella. Pensa, Francesco, che adesso Pierpaolo mi ha detto, mi ha sussurrato, non credevo che all'epoca, che in quel momento ci fosse già così tanta attenzione per il lavoratore. Giulia. Sì, io volevo chiedere, è vero che Adriano Olivetti prima di diventare presidente si mise a lavorare accanto, insieme ai suoi operai e ai suoi lavoratori? Lui aveva fatto un'esperienza proprio nelle officine molto giovane, a 13 anni, 14 anni, che poi nell'elaborazione successiva ricorderà come fondamentale per lui per capire il tipo di problemi non solo di vivibilità degli spazi, ma anche di tipo, come dire, spirituale, l'essere tante ore a un tavolo di lavoro facendo spesso delle operazioni meccaniche ripetitive produceva. E poi, tornato invece dagli Stati Uniti, e questa come dire, mette insieme un po' questi due elementi biografici e di elaborazione poi del pensiero di Adriano Olivetti e dell'opera, lui in realtà riorganizzò la fabbrica già con un ruolo dirigenziale appena rientrato, perché a quel punto aveva, diciamo, una trentina d'anni, un po' di meno, e soprattutto da un punto di vista di organizzazione del lavoro su dei metodi appresi negli Stati Uniti, che però lui immediatamente, anche probabilmente memore di quel tipo di esperienza che aveva fatto, rielabora in una dimensione molto originale, che a Ivrea poi porterà nel corso di tutti gli anni successivi, a partire dal 30, dal punto di vista dell'architettura, ma anche e soprattutto dei servizi sociali e dei servizi interni di fabbrica, verso un modello unico. Ecco, credo che sia molto importante questo rapporto tra le due sponde dell'Atlantico, un rapporto che, appunto, a proposito di macchine da scrivere, comincia proprio con l'inizio del secolo, con la prima macchina Olivetti del 1911, e poi arriva fino al 1964 al personal computer, potremmo chiamarlo così, Olivetti, e alla cessione del ramo d'azienda più innovativo, quello dei computer, proprio alla General Electric negli Stati Uniti. Questo passaggio tra Italia e Stati Uniti, in cui c'è l'innovazione italiana, è una degli elementi fondamentali di questa nostra storia, quando l'Italia, tra il miracolo italiano e la ricostruzione. Si ricorda quando nacque la prima macchina da scrivere Olivetti? Mi ricordo che mio padre espose il primo campione proprio per l'esposizione di Torino del 1911. Proprio oggi l'Italia sta così celebrando i cento anni, vero, del risorgimento, ripete l'esperienza del cinquantennio di Torino. E quella volta là la prima macchina uscita da questa fabbrica venne esposta con molto interesse. E come mai suo padre si decise a produrre proprio macchine da scrivere? Io credo perché prima di fare macchine da scrivere produceva strumenti di misura, soprattutto contatori elettrici, i quali erano distribuiti in massa alle grandi compagnie di distribuzione dell'energia elettrica, che sono i consumatori dei contatori. E quindi mio padre pensava che questo tipo di rapporto, vero, non lo rendesse abbastanza indipendente, era un rapporto di collaborazione ma anche di dipendenza, e volle produrre qualcosa come una macchina che si vende una per una a tante persone diverse, e questa così varietà, vero, di distribuzione gli creava la sua indipendenza, a cui lui teneva moltissimo. Era, come tutti i pionieri dell'altro secolo, era un grande individualista. Vi abbiamo preparato altri filmati molto seducenti, ma prima di vederli vorrei ritornare su Beniamino De Liguori per chiedergli proprio di questa proiezione internazionale dell'Olivetti. Sì, che inizia, appunto, coincide con l'ingresso di Adriano in fabbrica all'inizio degli anni 30 e con i primi sviluppi del lavoro dell'ufficio di pubblicità che Adriano allestisce tra le prime iniziative una volta preso l'incarico dirigenziale. E da quel momento in poi, appunto, l'espansione della Olivetti a livello internazionale è veramente impressionante. Vengono create all'inizio, la metà degli anni 30, la prima consociata estera, e poi
diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale inizierà quella vera e propria, come dire, espansione della Olivetti, che la porterà a essere conosciuta in tutto il mondo. Questa Italia che è Italia, ma Italia anche fuori d'Italia. E adesso vediamoci questo delizioso, brevissimo pezzo, sono solo 27 secondi, e cerchiamo di capire in quale lingua è girato. Abbiamo imparato a dire lettera 32 in giapponese, e questo ci dimostra come questa proiezione globale, oggi ci sono i mercati globali, ma questo fosse, diciamo così, una realtà nella Olivetti degli anni 60. E adesso abbiamo un altro spot girato ancora in un'altra lingua che forse riconoscerete più facilmente. Accounts, exact accounts, with Olivetti Summer 20. Abbiamo visto Indro Montanelli, reporter di grande rilievo nell'Italia del XX secolo, abbiamo visto il giapponese, abbiamo visto Summa 20, cioè uno spot girato in inglese, un'azienda globale, e credo che i nostri ragazzi avranno molte curiosità su questa visione così ampia. Sì, Francesco, anche perché si sprecano i paragoni con Steve Jobs, che con i loro limiti hanno però qualche fondamento. Questo rende ancora più attraente il personaggio per le più giovani generazioni. Professoressa De Caro, questa idea che un oggetto debba e possa essere bello oltre che utile, è in questo che si sostanzia un po' l'eccellenza, mi viene a dire l'eccezione, Olivetti? Io ripropongo una parola, armonia, perché il lavoro manuale, un prodotto, deve contenere anche non solo la funzione, ma la bellezza, ed esprime quindi manualità e cultura, e l'Italia ha un'eredità così straordinaria, unica forse al mondo, per la continuità e per gli innesti. Voglio dire, l'Italia è tante cose, è il Mediterraneo ha consentito all'Italia di essere culla o approdo di tante culture. E certamente in questi anni, probabilmente anche l'Atlantico, avanti e indietro dall'Atlantico, in questi anni di ricostruzione e di fervore, è a suo modo un Mediterraneo. È la modernità. Esatto, è la modernità. Gli Stati Uniti rappresenta la possibilità che questo vada poi anche nel mondo, ma questa cultura grande che unisce prodotto e bellezza. I ragazzi. Che ci dà speranza, vero Giuliana? Sì, salve. Vorrei chiedervi se Olivetti ha premiato fin da subito il mercato, se lui ha capito fin dall'inizio questo concetto di utile col bello. Sì, allora, dal punto di vista così puramente industriale, assolutamente sì. In quegli anni la Olivetti, per i prodotti che venivano fatti a Ivrea, ha rappresentato veramente, probabilmente
una fra le più grandi fabbriche e industrie al mondo sui prodotti per ufficio e le macchine. Sul fatto che ci fosse, come dire, una politica commerciale dietro questa integrazione fra utilità e bellezza, invece è un po' più complesso andare a sviscerare questo problema, perché in realtà per Adriano Olivetti la bellezza e anche quindi la bellezza dell'oggetto era, come poi è stato detto anche da un alto dirigente dell'Olivetti dell'epoca, una proiezione nella realtà del lavoro che era alle spalle di quell'oggetto e quindi della fabbrica, del territorio e via dicendo. Per cui, queste sono parole molto belle, per cui più, come dire, il messaggio, più il principio da cui arriva quell'oggetto è un principio autentico e sincero, più l'immagine che tu proietti attraverso quell'oggetto di te all'esterno sarà più o meno sincera. Ecco, io vorrei ricordare a questo proposito due date. 1911 sono i 50 anni dell'Unità d'Italia, prima macchina da scrivere. 1961 sono i 100 anni dell'Unità d'Italia e questa data è a cavallo tra il primo computer, 1959, e il primo personal, diciamo così, 1964. In mezzo c'è la lettera 22 che credo tutti noi abbiamo visto oppure abbiamo in casa nostra o dei nostri genitori, disegnata nel 1950 e che appunto è stata definita il primo dei 100 oggetti più belli. Forse ci sono delle altre curiosità da parte dei nostri ragazzi. Certo, professore, mi permetta. Ma sul panorama internazionale, il suo modo innovativo di fare impresa fu capito e apprezzato? Assolutamente sì, in vario modo. Anzitutto, ed è bello tornare ancora sulla lettera 22 che poi negli anni 50 ha rappresentato il massimo come dire, delle realizzazioni della Olivetti in termini sia di design che di successo internazionale. La lettera 22 viene considerato uno fra i primi oggetti di culto di produzione di massa a livello internazionale, come fu la 500. Non solo al MoMA, ma soprattutto venne, diciamo, l'approdo fu questa esposizione della lettera 22 sulla Fifth Avenue a New York davanti al negozio Olivetti come un oggetto su cui i passanti potevano fermarsi e scrivere delle cose. Ma la cosa, come dire, il punto poi, il tema interessante anche rispetto alla discussione che stiamo facendo è che questo oggetto divenuto di culto a livello internazionale veniva presentato nei manifesti, soprattutto pubblicitari, con l'indicazione del luogo dove era stata prodotta la macchina, che è nella fattispecie Aglie, che è un piccolo centro vicino a Ivrea dove c'era una fabbrica Olivetti dove venivano prodotte le lettere 22. Quindi unendo l'aspetto, come dire, territoriale, locale e quello globale, è stato detto, è stato quello il primo slogan glocal della storia della pubblicità e dell'industria, perché era molto forte in Olivetti e ovviamente in Adriano Olivetti questa necessità di coniugare uno sguardo aperto al mondo che lo premiava, perché la Olivetti è sempre stata considerata all'estero, a volte molto meglio che in Italia, come una punta di diamante a livello, come dire, di innovazione tecnologica, e di coniugare questo sguardo aperto verso il mondo e verso l'esterno con però la necessità di rimanere su una scala microterritoriale, che era la scala della responsabilità, che il discorso che facevamo prima, verso il territorio. Questo credo che sia veramente uno dei punti fondamentali anche nel nostro itinerario, anche nel nostro viaggio nell'Italia della ricostruzione e del miracolo italiano, cioè questa capacità che veniva naturale e viene interpretata da alcuni grandi come Olivetti di tenere insieme la dimensione locale con la capacità imprenditoriale e quindi la proiezione internazionale. Passiamo direttamente a un altro filmato, ritorniamo a questa intervista di Olivetti e affrontiamo questo tema della comunità. La chiesetta alpina dove già rintocca una campana. Incontrare Adriano Olivetti ad una riunione di comunità, la sua comunità, mi sembrò una eccellente occasione per coglierlo in uno dei suoi aspetti più significativi. Abbiamo così esaurito la seconda parte dell'ordine del giorno. Ci troviamo di fronte ora a un ordine che ci permette
di dare al costo dei nostri lavori una estensione maggiore. Io vorrei che dalla viva voce di voi oggi scaturissero gli elementi più importanti del nostro lavoro nella comunità del Canavese e soprattutto i problemi che sorgono dalla nuova metodologia che è stata iniziata. Stavo assistendo ad una riunione del Consiglio della comunità del Canavese, quella parte del Piemonte che costituisce una specie di regione nella regione, con caratteri geografici, economici, sociali ben distinti e specifici. La precisione del nostro lavoro nelle aree depresse e il coordinamento urbanistico degli interventi economici. Il terzo problema che vorrei che fosse ancora discusso in questa tornata è anche il problema, secondo problema del coordinamento urbanistico, è quello che riguarda i piani intercomunali e lo stato dei lavori. Olivetti è un mondo, abbiamo ormai cominciato a conoscerlo, abbiamo ormai cominciato a scoprirlo nel nostro itinerario dell'Italia degli anni 50 e degli anni 60. È un mondo e c'è, lo abbiamo già sentito all'inizio, c'è una parola chiave, la parola comunità, che diventa anche un movimento, dottor De Liguori. Sì, diventa un movimento che Adriano fonda nel 1947, subito dopo aver dato alle stampe anche la rivista Comunità e i primi volumi della casa editrice Edizioni di Comunità. E lui aveva fatto poco prima, immediatamente all'uscita della guerra, una piccola esperienza nel centro studi di Nenni, e, nel quale però in quell'esperienza aveva capito che in realtà probabilmente non avrebbe trovato lo spazio dentro un partito già costituito, esatto, ma uno spazio per progettare, che era quello che a lui interessava, delle strutture nuove per l'Italia. E allora fonda questo movimento Comunità, che è un movimento invece a carattere locale, territoriale, prima si sviluppa Ivrea e poi, come dire, avrà anche delle reti nazionali, ma non a livello politico, soprattutto a livello della funzione che il movimento attribuiva ai suoi organi principali, per cui ai centri comunitari, che erano delle sorte di presidi territoriali molto importanti per la promozione culturale che compiono, di fianco a ciò che faceva la fabbrica. Ma la fabbrica era solo Ivrea, i centri culturali erano sparsi per tutto. Io la interrompo perché stiamo vedendo proprio il primo numero della rivista Comunità con un editoriale intitolato Avere Fede e un articolo di un personaggio certamente non dei minori della cultura italiana tra le due guerre e dopo la seconda guerra mondiale, Ignazio Silone. Sì. Quindi c'è questa capacità anche di aggregare personalità, di aggregare intelligenze anche di diverse generazioni, professoressa De Caro. E questo è il segreto e la magia di Adriano, riunire intelligenze e farle crescere insieme. Gli indici della rivista Comunità sono straordinari perché partecipano a questa rivista, scrivono su questa rivista i più grandi costituzionalisti, Mortati, Giannini, i più grandi letterati, ha già ricordato Silone, ma Pampaloni, e gli architetti, e gli economisti, le intelligenze proprio dell'Italia che si ricostruisce e arriva al miracolo economico. Professoressa De Caro, lei ha parlato appunto di intelligenze che lo incrocia, io non posso resistere perché tra le eccellenze che incrocia era anche imparentato con lei, c'è la scrittrice Natalia Ginzburg. E allora mi viene in mente un momento nel lessico familiare in cui lei descrive un altro aspetto ancora di Olivetti, un Olivetti che l'aiuta a scappare da Roma occupata dai nazisti e che si china a raccogliere questi vestiti sparsi sul pavimento, anche dei bambini, e lei scrive con uno sguardo di bontà umile, come quando, ricorda, aiutò a fuggire Turati. Recuperiamo questo Olivetti. Perché nelle due parole che lei ha, che Natalia usa, no? Questa umiltà e questa bontà, è, io penso, come il precipitato di un modo di vivere, che si ritrova poi nella fabbrica, nelle sue relazioni. E quindi questa vita, poi comunque questa vita molto attiva, piena di relazioni, molto attiva e capace soprattutto di dare spazio ai giovani, perché sono stati citati i grandi, ma ci sono anche molti
che allora erano nessuno e che poi diventeranno grandi. Vi invito a scorrere, come diceva la professoressa De Caro, gli indici di comunità, ma credo che forse anche i nostri giovani abbiano un'altra domanda. Sì, infatti, per i nostri ospiti. Io avrei una domanda, perché abbiamo visto nell'arco di tutta la puntata che Olivetti si è sempre saputo circondare di grandissime menti e di grandi intelligenze, ma quali sono stati i suoi riferimenti culturali che lo hanno aiutato nel corso di tutta la sua vita? Lui ha avuto sicuramente una formazione da ingegnere e quindi ha assimilato tutta la produzione tecnica che veniva data in quel periodo al Politecnico di Torino come strumentazione di apprendimento. E poi si è avvicinato nel corso degli anni 30 alle correnti più vive, per esempio che ha potuto incontrare negli Stati Uniti rispetto ai temi dei primi abbozzi sui temi del welfare e direi che però se bisognasse proprio tirare fuori un riferimento culturale sono quello dei personalisti francesi che infatti nel Mounier Maritain, che nel catalogo delle edizioni di comunità trovarono grande spazio. Infatti, io vorrei, professore, aggiungere una parola proprio per i nostri giovani. È stato uno, veramente forse il primo, che ha applicato un metodo interdisciplinare, cioè ha legato tutti gli aspetti, come la manualità e la riflessione. Così la tecnica e l'umanesimo e l'architettura e la cultura a 360 gradi. Io credo che bisogna poi sottolineare quello che diceva prima anche Beniamino De Liguori, il personalismo, la radice personalista che poi è anche quella della sua adesione al cattolicesimo nel 1949, questa parola fondamentale, comunità, che diventa poi la parola anche della rinascita dell'Europa, comunità europea del carbone e dell'acciaio. E su questo, sul tema di comunità, abbiamo un altro contributo filmato. Abbiamo assistito, ingegnere, ad una riunione del Consiglio della Comunità del Canavese. Come è composto questo Consiglio? Il Consiglio Generale della Comunità del Canavese è composto da tre gruppi, anzi sono gli eletti di tre gruppi, i 44 sindaci comunitari del Canavese eleggono il primo gruppo, un secondo gruppo è eletto dai centri sociali che sono circa 70, e il terzo gruppo invece sono i rappresentanti della Lega di Comunità di Fabbrica, cioè dei lavoratori delle varie industrie qui del Canavese. E quali sono, ingegnere, i rapporti tra questa comunità del Canavese, che è quasi un'esemplificazione pratica dell'ideologia comunitaria, e l'ideologia stessa? Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Canavese, appunto per la difficoltà di questa ideologia, creare uno strumento vivo, io direi un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero? In cui nella realtà e nella vera vita si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è quella caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria. Questa parola comunità e questa esperienza, Olivetti sarà anche brevemente deputato al Parlamento proprio del movimento comunità, cioè qualcosa di nuovo che nasce nel Canavese e diventerà deputato nel 1958, sarà una breve esperienza la sua, anche senza grandi particolari soddisfazioni personali, ma credo che questo contributo sia un contributo politico nel senso vero, nel senso ampio del termine, una politica, come si diceva prima, che non necessariamente sta dentro i partiti ma che anima la società. Questo credo che sia, questa idea di politica sia veramente un messaggio molto vivo e sia un messaggio appunto che si colloca all'interno di questa Italia, quando l'Italia appunto riprende il suo cammino e nello stesso tempo anche cerca di trarre le conseguenze di questo sviluppo economico. Uno sviluppo economico che ha bisogno di governo, che ha bisogno di rappresentanza. Siamo però entrati nello spazio nello spazio dei ragazzi. Lo dicevamo già prima, no? Che Steve Jobs e Adriano Olivetti hanno qualcosa in comune, è un po' una banalizzazione, però
Effettivamente entrambi hanno intuito l'importanza della bellezza, della funzionalità, poi insomma questa idea della fabbrica come un luogo dove il lavoratore si può esprimere, della luce, sono tanti gli elementi. Però ci sono anche tante domande, e c'è Vanessa. Sì, io volevo chiedere in che misura le innovazioni di Olivetti sono state seguite e quanto invece non è stato capito. Direi che Adriano Olivetti e tutto quello che il movimento riformatore che lui è riuscito a suscitare durante la sua attività ha avuto media fortuna mentre lui era in vita, mentre questa avveniva, ma con dei momenti anche di grande isolamento personale e dell'azienda. E appunto, come si diceva all'inizio, questo carattere anticipatore, no, quasi profetico che gli si attribuisce spesso, si sta manifestando oggi nella sua consistenza, no? Poi le profezie hanno bisogno a un certo punto di un momento in cui vengono fuori e si realizzano per essere tali. Quindi penso che in realtà la fortuna di Adriano Olivetti è quella di essere oggi e venire assurdo oggi a un modello, come dire, tanto nel merito di alcune cose che sono state realizzate quanto e soprattutto nel metodo. Con questa visione, questa capacità. Andrea. Sì, ecco, Olivetti l'abbiamo visto nei precedenti filmati da giovane, ma adesso da presidente all'apice della carriera cambia il suo rapporto con i lavoratori. Siamo nella biografia personale. No, non muta, anzi io direi che da come ho potuto studiare e conoscere io questa storia, Adriano Olivetti era, oltre ad essere una persona come è venuto fuori nei racconti di Natalia Ghismuth, eccetera, di grande empatia, cioè capace di come dire, avere, no, questo sguardo così anche profondo sulle cose, però era anzitutto un capo di una grande azienda e esercitava questa sua funzione in modo deciso e con, come dire, un grande senso di responsabilità, quindi ovviamente era poi un uomo molto impegnato, quindi non manteneva dei rapporti diretti più a un certo punto, però proprio era la Olivetti che funzionava, diciamo, in questi termini abbastanza orizzontali poi all'interno della quotidianità della fabbrica, e lui questa cosa l'ha sempre mantenuta. La mattina fuori casa di Adriano Olivetti a Ivrea c'erano sempre tantissime persone che si fermavano e lui si fermava ogni volta a discorrere di problemi personali di queste persone o in fabbrica di problemi di fabbrica. Poi era riuscito, come dire, come è stato detto, a creare un sistema talmente efficiente e di eccellenze anche umane e non solo professionali a cui demandare, per cui il servizio di psicologia interno alla fabbrica con Cesare Musatti, e, come dire, tutto, quindi una struttura di fianco a lui che lo aiutava nel mantenere, se non personalmente, in termini, come dire, di modello, questo rapporto così trasparente, direi, no? In cui anche i bisogni più profondi delle persone venivano presi in considerazione. Bene, allora direi che possiamo tornare in fabbrica e vedere nuovamente queste fabbriche. La forma in cui si esprime una certa società. Proprio la qualifica questa società. Esattamente. Le altre arti invece sono un'espressione libera, una manifestazione dello spirito umano e quindi indipendentemente dal tempo e dal luogo. Non ti potrò scordare. L'architettura come arte impegnata. Un'arte che vive in funzione degli uomini che la adoperano, che la abitano. Ecco, Adriano Olivetti sembra un po' strano da parte appunto di un imprenditore, da parte anche di un uomo politico nel senso ampio del termine, ma dà una definizione precisa di architettura. Come l'applica nelle sue fabbriche? Esattamente seguendo con un'estrema coerenza, che è un tratto distintivo poi del suo carattere, della sua vicenda, quello che racconta poi a Emilio Garroni, cioè se l'architettura è la forma che qualifica una società, che quindi la rappresenta al meglio, allora noi vediamo come, per esempio, da un'immagine aerea dei corpi principali delle fabbriche ivrea, come lo sviluppo della fabbrica, no, con l'aumento della produzione e quindi le nuove esigenze, abbia seguito esattamente anche dal punto di vista cronologico lo sviluppo e la costruzione della fascia dei servizi sociali. E quindi c'è sempre questa immediata integrazione e identità fra la fabbrica come anche manufatto e la sua funzione
come dire, sociale per chi ci deve lavorare. Tant'è vero, questo come dire, mi permette una piccola digressione, che oggi che Ivrea è candidata a diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO, diciamo, le architetture industriali di Ivrea sono candidate a diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO, una delle basi teoriche su cui la Fondazione e gli altri enti che hanno promosso questa candidatura hanno dovuto lavorare e hanno proposto è stata quella di considerare questi manufatti architettonici come la testimonianza ancora visibile e quindi da conservare di disegno, un progetto, cioè, che è un progetto ma organico. Ma per cogliere appieno questo progetto abbiamo scelto per voi un altro filmato. Lo sviluppo industriale è tutt'uno con lo sviluppo edilizio. Intorno alla fabbrica gravita tutta una popolazione di impiegati e di maestranze per i cui bisogni le risorse edilizie di Ivrea e dei paesi circonvicini sono insufficienti. Non ultimo dei problemi sociali che la fabbrica ha dovuto affrontare è quello delle abitazioni. Lo si è affrontato in modo graduale, ma con un'impostazione che esclude gli squallidi risultati dei grandi edifici caserma, dei cosiddetti alveari. Quartieri articolati secondo schemi spaziali aperti, ariosi, armonizzanti con le prospettive del paesaggio. Architetture nitide e serene, capaci di suggerire un ordine e un'eleganza naturali anche nell'arredamento. L'architettura è veramente fondamentale per vivere bene e qui c'è un'interessante sinergia tra il piano INA Casa, di cui abbiamo parlato in varie altre puntate del nostro itinerario sull'Italia dalla ricostruzione al miracolo italiano, e il disegno lungimirante dell'imprenditore. Con la professoressa De Caro, avviandoci verso la conclusione della nostra trasmissione e del nostro incontro con Adriano Olivetti, volevo proprio ritornare su questa visione complessiva e anche quindi sul significato politico, nel senso che prima abbiamo ricordato in senso ampio, delle molteplici indicazioni che Adriano Olivetti ci ha lasciato. La politica in senso ampio come servizio e la responsabilità. Adesso è molto di moda parlare di responsabilità sociale d'impresa, di territorio responsabile. Quando si devono aggiungere gli aggettivi, è tempo un po' triste, perché significa che le parole hanno perso il loro senso. Mi spiego. Nel concetto di impresa di Adriano Olivetti c'era la responsabilità sociale, certo, come abbiamo visto, e nel concetto di territorio responsabile, con quello che Beniamino ha ricordato, le radici sul territorio, la fabbrica è del territorio, c'è la responsabilità del territorio. Quindi, ripeto, una politica al servizio della persona umana e la responsabilità come elemento di spinta nell'azione, non per l'interesse proprio e della proprietà, ma per l'interesse e comune e per il bene comune della comunità. E se ho un 30 secondi, voglio aggiungere, richiamando il filmato in cui Adriano presiedeva il consiglio di comunità, con una sperimentazione di forme di democrazia partecipativa. Credo che abbia detto molto bene, e questo accomuna Olivetti agli altri protagonisti di questa Italia, quando l'Italia dalla ricostruzione al miracolo italiano. E adesso, avviandoci verso la conclusione, vediamo un'altra testimonianza, questa volta una testimonianza in qualche modo diretta, quella della figlia di Adriano Olivetti. Mi è rimasta come quasi una necessità, è quella della luce, cioè tutto qui era immerso nella luce, e la fabbrica, le scuole, gli asili, le case costruite, e quindi questo direi che mi è rimasto, che questo bisogno di luce, per cui senza luce poi io alla fine non sto tanto bene. Ecco, questo è stato un vizio preso in questo posto.
Abbiamo ancora tempo per una domanda dei nostri ragazzi. Sì, abbiamo visto sogni realizzati, anche quelli forse da realizzare. Luca mi faceva già accenno. Volevo fare una domanda al professore, al dottor De Liguori. Allora, un passo indietro. Abbiamo visto nel 1959 nasce la prima calcolatrice, nel 1961 prima personal computer, possiamo definire il precursore. Perché Olivetti non ha seguito questa linea e non è diventata oggi una diretta concorrente di Apple o IBM? Beh, questa è una pagina di storia economica e non solo economica, probabilmente dell'Italia, che deve essere ancora messa in fila in modo esauriente, credo. Quello che è successo praticamente è che la Olivetti, e pochi mesi prima che Adriano Olivetti morisse e quindi con lui scomparisse anche una guida per l'azienda che abbiamo conosciuto in questa discussione così presente, acquistò la più grande fabbrica di macchine per ufficio, diciamo la concorrente americana della Olivetti, che era l'Underwood, esponendo dal punto di vista finanziario moltissimo la Olivetti in questa operazione, perché tra l'altro questa fabbrica americana, l'Underwood, che avrebbe rappresentato per la Olivetti, come dire, un successo industriale enorme, aveva bisogno di un riammodernamento molto complessivo. E questo ci porta appunto nelle complesse vicende dell'economia nel corso degli anni 60. Restano queste realizzazioni, resta questo patrimonio, resta questa capacità di gestire e di lanciare questo patrimonio, che diventa poi a disposizione di tutti, perché certo. Appunto la divisione, io ho un cugino che giovanissimo entrò in Olivetti e poi andò negli Stati Uniti, come moltissimi italiani, questa emigrazione di lusso in qualche modo, questo ingegno italiano che aiuta lo sviluppo della grande industria elettronica negli Stati Uniti e poi nel mondo intero. Credo che forse non ci sia modo migliore proprio per sottolineare come questo miracolo italiano viene poi messo a disposizione non solo dello sviluppo del paese, ma anche della crescita complessiva, in particolare di questo orizzonte euroatlantico che è decisivo per la storia del XX secolo. Non mi resta allora che ringraziare innanzitutto i nostri ospiti, la professoressa Melina De Caro e il dottor Beniamino De Liguori, i ragazzi e Gabriella, con la quale proseguirò il nostro itinerario quando l'Italia. Ma ci lasciamo con un ultimo messaggio filmato che ci dice delle radici, che ci dice della persona e che ci dice della visione di Adriano Olivetti. E questa è la casa dove stava mio nonno e mio bisnonno, anzi posso anche ricordarmi che fin da bambino mio nonno aveva qui un negozio di tessuti. E qui c'è, anzi quasi potrei rievocare una pagina di storia economica, perché mio nonno vendette, vero, questo negozio per comprare delle terre. Mio padre vendette le terre per comprare delle macchine e fare una fabbrica. Quindi mi sembra c'è un'evoluzione in sintesi, insomma. In un certo senso è una tra pagina un'attività di storia commerciale e un'attività. Che... scusi un momento, guardi che sta passando il carnevale di Ivrea, vero? Sono le prime manifestazioni. I tipiferi? Esattamente, sì. C'è il generale.